Siamo con Federica Cassol durante il raduno del centro sportivo Esercito, squadra sci di fondo. Intanto come stai? Come sta procedendo questa preparazione con il gruppo? Allora, sta andando molto bene, abbiamo iniziato molto bene. Finalmente siamo riusciti a iniziare i raduni perché nonostante questo periodo diciamo che era tutto un po' in dubbio. E abbiamo iniziato molto bene a fare dei raduni un po' più lunghi di 10 giorni. E invece adesso... Lo scorso raduno abbiamo fatto una settimana a Courmayeur e quest'anno anche a Brunico un'altra settimana, però sta andando molto bene. Quanto è importante avere all'interno del gruppo un atleta come Elisa Brocard? Diciamo che è un buon punto di riferimento, perché è un atleta che ha tanti anni di esperienza e ha tanto da insegnare, quindi è un buon riferimento. Poi tu puoi essere soddisfatta, immagino, no? Della passata stagione comunque, perché partendo da fuori nazionale riusciti comunque anche a qualificarti per i mondiali. Sì, diciamo che sono riuscita a qualificarmi per i mondiali ed è stata una bella soddisfazione, anche se purtroppo pensavo di riuscire a fare qualcosa in più ai mondiali, soprattutto nella sprint. Però un po' l'emozione mi ha giocato un po' un brutto scherzo, però è stato bello partecipare. Senti, c'è qualcosa in particolare su cui stai lavorando, su cui vuoi migliorare per fare anche un salto di qualità? Ma allora, principalmente sono più dotata per le sprint, però sto cercando di migliorare anche nelle distance, soprattutto anche nei tratti in salita dove faccio un po' più fatica, sto cercando di lavorare soprattutto lì. Insomma, l'obiettivo è comunque riuscire a riprendersi, no? Magari in futuro anche un posto in nazionale, a prendersi un posto in nazionale. Quello sicuramente, sì.